Zombie apocalypse. Ciao ragazzi, bentrovati sul mio canale. Oggi sono qui per portarvi, come promesso, l'ultimo pack opening di FIFA 18. Infatti, nell'ultima Weekend League sono riuscito a portare a casa una top 100 che ci potrà permettere di aprire ricchi premi, sperando di chiudere in bellezza questa annata di FIFA 18. Come vediamo, infatti, mi sono classificato 21esimo al mondo con 36 vittorie. Due sconfitte sono arrivate con Megabit e Dani, e state vedendo le partite in questi giorni sul canale, e altre due si potevano evitare tranquillamente. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito con i pacchetti. Eccoci qui dunque, abbiamo, come possiamo vedere, 4 pacchetti da 100.000 crediti, un pacchetto da 6 tots. Io direi di partire con calma, andiamo ad aprirci il primo pacchetto da 100k, ricordiamoci che ci sono giocatori Festival di Foot con degli overall clamorosi, magari, speriamo di trovare uno di loro in questi pacchetti. Andiamo col primo. Attenzione, suspense, ovviamente flash, niente di particolare però. Spagnolo terzino destro, Carvajal del Real Madrid. Non male, però arrivati a questo punto questi giocatori non valgono veramente più nulla. Dunque andiamo a vedere chi c'è oltre a lui. Vediamo Bonaventura, Slimani, Klein, Bakayoko, Florenzi, vabbè. Niente di che, niente di che. Quindi direi ci prendiamo Carvajal, Bonaventura, sì qua, overall 82. Mentre per quanto riguarda il resto lo scartiamo e andiamo ad aprire immediatamente il secondo pacchetto, sperando di riuscire ad avere una sorte migliore. E andiamo immediatamente. Voglio vedere un flash rosa, credo che sia il Festival di Foot. Anche questo però è un flash normale brasiliano TS. E là Marcelo, Marcelo 87, che sarà triste per aver perso il suo amico CR7 al Real. Lo troviamo noi e vediamo oltre a lui in questo pack chi c'è. Matip, Vasquez, Felipe, niente di che oltre a Marcelo. Bene così, almeno con Marcelo un minimo di soddisfazione l'ho avuta. Il resto posso anche scartarli arrivati a questo punto. Andiamo con il penultimo pacchetto da 100k. Voglio vederla questa luce rosa, ragazzi, però, perché un giocatore di quelli mi piacerebbe. No, nulla, ancora un flash classico, quindi giocatore base, diciamo, DC, Juve, Barzagli, quindi neanche Chiellini, overall 85. Bene, ma non benissimo. Andiamo a vedere oltre lui chi c'è. Toprak, Bonaventura, Pereira, Cazorla, ci riprendiamo ancora il 82, Butland lo prendiamo per rispetto per l'anno scorso, mandiamo alla lista trasferimenti, il resto lo scartiamo e andiamo ad aprire l'ultimo pacchetto da 100.000. Io incrocio veramente le dita perché questi tre pacchetti non mi hanno soddisfatto appieno, quindi andiamo a vedere cosa ci regala. Ho aperto. Flash ancora normale. Senti, ma allora dammi CR7 a questo punto. No, Olanda, DC, De Vrij, ovviamente non lo voglio neanche vedere. E oltre De Vrij, Laporte, Sommer, vabbè, niente di che, niente di che. Quindi le nostre speranze sono tutte riposte nell'ultimo pacchetto, quello che tutti stavamo aspettando, con 6 tots garantiti. Questo pacchetto mi ha regalato gioie e delusioni in precedenza. Speriamo che ci regali una gioia per chiudere al meglio FIFA 18. E lo andiamo ad aprire, così, senza indugio. Flash blu, chiaramente. Vediamo un po'. Belgio, DC, Tottenham, Vertonghen, 92. Mannaggia. Speravo in Lukaku, De Bruyne. E mi sa che sotto di lui non troveremo granché. Ho questo presentimento. Andiamo a vedere. Chiesa, sì. Malgru, Vidra, vabbè. Meglio che non parla. Hakim Fenua, però. Rispetto per Hakim Fenua con 99 di forza. Però direi che poteva andare decisamente meglio questo pack opening. Diciamo che mi ha lasciato un pizzico di amaro in bocca.
però alla fine ci sta, dai, va bene così. Dunque ragazzi, io vi saluto, purtroppo il pack opening non ha fatto scintille, però ce lo prendiamo per quello che è venuto così. Vi do appuntamento a lunedì con l'ultimo Pro vs Pro contro Ajax Dani, dopodiché credo che ci rivedremo direttamente su FIFA 19, perché finita la mia sessione d'esame andrò in vacanza, magari farò uscire un video recap della mia stagione, se sono ancora a casa magari andremo a commentare in live il mondiale dal 2 al 4 agosto. Quindi ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video. Alla prossima!